Buongiorno e ben ritrovati. Oggi prepariamo insieme un primo piatto facile e velocissimo con i peperoni. Prepariamo infatti i maccheroni con i peperoni ammollicati. Provateli perché sono davvero buoni. E inizio dai peperoni. Questi sono 400 g di peperone. Ne ho preso uno giallo e uno rosso, ma solo per un effetto cromatico. Potete tranquillamente prenderne due dello stesso colore. Li privo del picciolo, dei semini interni e dei filamenti. E poi li faccio a pezzetti. E metto i peperoni in padella. Con uno spicchio d'aglio, un rametto di rosmarino, un po' di sale e un po' d'olio. E mi sposto ai fornelli. E questi li faccio saltare senza aggiungere acqua fino a quando non saranno cotti. Posso abbassare un po' il gas. E mentre i peperoni cuociono, preparo la mollicatura. Metto in una padella 4 cucchiai di pan grattato. Aggiungo una decina di olive che ho fatto a rondelle e 4 pomodori secchi a pezzetti. 15 g di pinoli, 4-5 capperi a pezzetti, un filo d'olio e un po' d'origano. E questo lo lascerò tostare fin quando il pan grattato non sarà bello dorato. Il pan grattato è ben abbrustolito. Posso spegnere e togliere e tengo questo pan grattato da parte. Questo già da solo così è ottimo per condire una pasta. E nel frattempo i peperoni continuano a cuocere. Non aggiungerò acqua, di tanto in tanto li girerò. I peperoni sono ben cotti, posso togliere l'aglio e il rosmarino e spegnere. Ho messo sul fuoco l'acqua per la pasta, sta bollendo, aggiungo il sale e 300 g di queste mezze maniche di rigatoni. E questa la lascerò cuocere il tempo indicato. Rimetto la pasta nella padella con i peperoni. Prima di scolarla ho tenuto da parte un pochino d'acqua di cottura e la aggiungo appena un po'. E lascio insaporire la pasta con i peperoni. Appena un attimo. Aggiungo circa la metà del pan grattato. Questo lo terrò per dopo. E mescolo ancora. E questa possiamo spegnere, toglierla e impiattarla. Ancora un po' di pan grattato su ogni piatto e i nostri maccheroni con i peperoni ammollicati sono pronti. E ora assaggiamo. E per oggi è tutto. Io vi saluto e noi ci vediamo presto.